Non ha tradito le attese, la prima staffetta sul serio, circa 400 persone hanno voluto riscoprire il piacere di una passeggiata sulla pista ciclopedonale della Val Seriana. Guido Fratta, presidente di Promoserio. Sì, anzitutto complimenti a tutti coloro che sono riusciti a percorrere la ciclabile con questo caldo, perché davvero oggi è una giornata estenuante a livello climatico. E poi complimenti a loro perché hanno dato un messaggio importante, quello che volevamo dare, cioè il messaggio della importanza della pista ciclabile come attrattiva turistica, ma l'importanza anche dello sport. Il messaggio che abbiamo lanciato oggi è il fare lo sport in modo blando, un'attività sicuramente blanda, fatta in un contesto naturale come quello della Val Seriana, dà piacere all'anima e al corpo, e diventa, gioco forza, un'attrattiva anche per coloro che arrivano da fuori, per tutti gli ospiti. È il motivo per cui vogliamo andare avanti anche negli anni prossimi con questa iniziativa, che non sarà mai un'iniziativa competitiva, quindi non si trasformerà mai in una gara, ma sarà sempre un momento di incontro per famiglie, per bambini, sulla ciclabile, quindi attraverso un cammino morbido, e con un punto di ritrovo proprio nella zona dello Yacht di Ponte Nossa, al centro della valle. Quindi un messaggio sicuramente di condivisione fra i gruppi, di condivisione e di amicizia fra coloro che partecipano, e un invito anche ai turisti a venire da noi. Questa iniziativa è nata all'interno del tavolo Serio Sport. Fabio Dioli, vice sindaco di Cerete, ne fa parte. Raccontiamo come avete pensato questa manifestazione. Ma il tutto è nato chiaramente dal fatto di voler proporre alla gente di voler valorizzare il nostro territorio. Da lì la prima cosa che ci è saltata così alla mente è stata la pista ciclabile, una pista che lega l'intera valle, e così è nata la manifestazione. Infatti, vedendo la staffetta di oggi, si può vedere che la pista ciclabile è stata suddivisa in 8 parti, partendo dal Zano per quanto riguarda la parte inferiore della valle, Clusone e Piario per la parte superiore. Soffermiamoci anche sui numeri di questa prima edizione. Sì, siamo soddisfatti per quanto riguarda la prima manifestazione. Sono circa 400 persone che hanno così partecipato alla nostra staffetta, di cui 200 si fermano qui al Parco di Ramello a pranzo. Diciamo che veramente siamo soddisfatti. Buongiorno, da dove venite? Da Brignano Geradadda. Gruppo di cammino? Gruppo di cammino. Da dove siete partiti? Siamo partiti da Vertova. Come abbiamo fatto 7 km, penso che avremo ancora circa un chilometro. Andata bene, un po' caldo, ma però è andata bene. Sempre bello camminare. Da dove venite? Da Villa di Serio, in Alzano, un po' zona limitrofe. Siete partiti da dove stamattina? Da Villa di Serio. E a camminare? Fino a cene, poi c'è il pulmino che ci hanno portato qua. Come avete trovato l'iniziativa? Però vieni qua tu, no? Perché io l'ho fatta in bici veramente. La camminata, come l'hai trovata? È bellissima, bellissima. Perché io e mio marito l'abbiamo fatta in bicicletta. Un modo diverso. Se voleva, ma noi una parte ha fatto Villa di Serio a cene e poi sono stati trasportati col pulmino. E invece quelli che l'hanno fatto proprio da Villa di Serio fino a qua, dove ci troviamo noi. Bella tosta, eh? E infatti certi non sono ancora arrivati. Venite da? Gorle. Com'è andata? Benissimo, giornata stupenda, percorso non lo conoscevo, bellissimo. Sì. Quindi avete scoperto anche la ciclabile della Val Seriana? Sì, io ne conosco alcuni tratti, quelli più vicini al mio paese, comunque devo dire che è molto bella. Sicuramente sarà anche più bello andare a Clusone, magari ci proveremo un'altra volta.